Ciao a tutti, sono Michele Bufano e vi do di nuovo il benvenuto nella cucina di famiglia dell'Istituto Culinario Neranzi. Oggi prepareremo una ricetta molto semplice, quindi andremo a preparare un risotto allo zafferano con dei funghi porcini secchi. Gli ingredienti di questa ricetta sono funghi secchi speciali Robo, brodo vegetale Robo, del timo secco, pepe in grani, cipolla, zafferano, burro, parmigiano, olio extravergine di oliva e riso carnaroli. Aggiungiamo 20 g di brodo granulare vegetale Robo su circa un litro d'acqua. In una bowl abbiamo reidratato i nostri funghi speciali porcini secchi Robo con acqua tiepida. Vi consiglio di tenerli a bagno per circa 50 minuti. Iniziamo a preparare il nostro risotto, quindi andiamo a versare un po' di burro nel pentolino, con un goccio di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo un po' di cipolla tritata e la facciamo soffriggere delicatamente. Arrivati a questo punto possiamo aggiungere il nostro riso e iniziare a farlo tostare. Arrivati a questo punto andiamo a bagnare velocemente con il nostro brodo vegetale. Da questo momento dobbiamo calcolare almeno 12-13 minuti per ultimare la cottura. Adesso nel frattempo prendiamo il nostro zafferano Robo e lo andremo a diluire con un po' di brodo vegetale. Versiamo il nostro zafferano in una bowl piccolina. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale. Mescoliamo e facciamo sciogliere il tutto. A questo punto aggiungiamo nel nostro risotto. Ok, adesso abbiamo filtrato i nostri funghi porcini secchi tenendo da parte la loro acqua, quindi cosa facciamo? Li andiamo ad aggiungere nel risotto e aggiungiamo anche un po' della sua acqua in modo tale da avere un profumo ancora più intenso. Aggiungiamo una noce di burro nella padella, ci versiamo i nostri funghi, aggiungiamo un po' di timo secco e li lasciamo scottare. Ok, adesso il risotto ha terminato la sua cottura e iniziamo la fase di mantecazione, quindi iniziamo ad aggiungere del burro, del parmigiano grattugiato e mescoliamo energicamente in modo tale da creare un'emulsione. Ci raffreddiamo del pepe. Impiattiamo il nostro risotto. Una spolverata leggera di parmigiano e per finire distribuiamo ancora dei funghi porcini sul piatto. A vostra discrezione, se volete, ci potete aggiungere una macinata di pepe. Il nostro risotto con funghi porcini e zafferano è terminato, come avete visto una ricetta molto semplice da replicare a casa. Ovviamente tutti gli ingredienti per questa ricetta li trovate presso i Neranzi Organic Market e non resta che dirvi un arrivederci e ci vediamo alla prossima ricetta.